paolana che va dai suoi tifosi, che ha fatto una partita di sostanza, ha aspettato un Cotronei che direi non è stato molto, molto incisivo nella zona d'attacco, e quindi poi quando capita un'occasione a Fabio Longo non ti perdona, mi sta già sentendo se non sbaglio Claudio Morelli in questa mia disamina, nel senso che dovevi avere, hai chiesto sicuramente qualcosa in più lì davanti, dove insomma bisognava concretizzare quelle occasioni che sono capitate. Sì, ho ascoltato quando hai detto che Fabio Longo è riuscito a capitalizzare una delle poche occasioni che ha creato la paolana. Penso che hai detto benissimo, noi siamo arrivati tantissime volte nell'azione conclusiva, siamo arrivati sul fondo da primo e secondo tempo, ne ho contate almeno 15-16 volte e non siamo riusciti nella stoccata finale. Loro sono stati bravi, ripeto, a capitalizzare con Longo, e lo sapevamo che Longo non ha bisogno di tantissime occasioni, ne ha bisogno di alcune, ed è stato bravo. Complimenti alla paolana per questa vittoria, e noi continuiamo il nostro campionato. Mister, una vittoria importante, la paolana arriva a 26 punti in classifica, se l'aspettava questo successo oggi? Me l'aspettavo, è chiaro che giocavamo contro il Cotronei, la squadra che ha 20 punti più di noi, seconda classifica, però sapevamo che in casa noi abbiamo un buon ruolino di marcia, ultimamente è una squadra che ha dato l'anima, anche oggi ha dato il massimo, e quindi 3 punti sì, tutti speriamo che la vinciamo poi la partita, però sapevamo che obiettivamente era difficile, per fortuna poi il campo ci ha premiato. Un primo tempo molto particolare perché è stato abbastanza frammentato, poi nel secondo tempo il gol di Longo ha dato via a un altro gioco della paolana. Come si spiega questa doppia faccia della sua squadra? Doppia faccia, innanzitutto noi avevamo due assenze importanti, abbiamo dovuto rivoluzionare un po' anche l'assetto nostro normale, abbiamo dovuto mettere Del Popolo difensore centrale, Birello abbassarlo a destra, quindi la squadra, al di là poi dell'impegno e dell'avversario che avevamo, è scesa in campo un po' contratta e non riuscivamo a giocare a centrocampo. Nel secondo tempo invece nell'intervallo io ho cercato proprio questo giro palla continuo, questa più personalità nel giocare palla in mezzo, perché nel primo tempo lanci lunghi sul Longo e basta, però credo che poi tutto sommato, come ha detto lei, nel secondo tempo siamo usciti meglio, il gol ci ha rinfrancato e ci ha premiato.